Sante Francisce de Sales, Sante Rufine, Sante Feliciane, Sante Ubalde, Christus vinci, Christus regna, Christus impera. Rex regum, Rex noster, spes nostra, gloria nostra, exaudi Christe, exaudi Christe. Magistratibus et omnibus concivibus, nobis cum orantibus, cordis vera requies, votorum effectus. Auxilium Christianorum, illo sapiua, Sante Maria Magdalena, illo sapiua, Sancte Pater Francisce, illo sapiua, Sancte Dominice, Santa Clara, Illo Sanctua, Santa Agnese, Illo Sanctua, Omne Sancti e Sancte Dei, Vos Illo Sanctuate, Christus vinci, Christus regna, Christus impera. Ipsi soli imperium, laus et jubilatio, per infinita saecula saeculorum. Amen. Tempora bona abea, tempora bona vea, redempti sanguine de Christi. Feliciter, Pax Christi veniat, Regnum. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci tutte le infermità. Eterna è la sua misericordia, eterna è la tua misericordia. Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Eterna è la tua misericordia, eterna è la sua misericordia.
Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli. Eterna è la tua misericordia. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore Padre Santo, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per raccogliere in unità, mediante l'effusione del suo sangue, gli uomini lacerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che varcano questa soglia di essere accolti alla tua presenza e di sperimentare, o Padre, la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Rendiamo grazie al Padre perché è buono, in eterno misericordiaeus. Ha creato il mondo con sapienza, in eterno misericordiaeus. Conduce il suo popolo nella storia, in eterno misericordia Deus. Perdona e accoglie i suoi figli, in eterno misericordia sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater.
E fratelli e sorelle carissimi, l'anno della misericordia indetto da Santo Padre invita ciascuno di noi a fare esperienza profonda di grazia e di riconciliazione. Ora, con l'aspersione dell'acqua benedetta, facciamo insieme memoria del nostro battesimo. Essa è invocazione di misericordia e di salvezza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti. In eterno misericordia eius. Ci amati con cuore di carne. In eterno misericordia eius. Conduce il suo popolo nella storia. In eterno misericordia eius. Il cuore si apra a chi ha fame e sete. In eterno misericordia eius. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni. In eterno misericordia eius. Fonte d'ogni bene, dolcissimo sollievo. In eterno misericordia eius. Lui confortati offriamo conforto. In eterno misericordia eius. L'amore spera e tutto sopporta. In eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater. Misericordes sicut pater. Misericordes sicut pater. Misericordes sicut pater. Chiediamo la pace al Dio d'ogni pace. In eterno misericordia eius. La terra aspetta il Vangelo del Regno. In eterno misericordia eius. Gioia e perdono nel cuore dei piccoli. In eterno misericordia eius.
terra. In eterno misericordia eius, misericordes sicut pater, misericordes. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Cari fratelli e sorelle, questa porta santa della misericordia nella Basilica consacrata alla Vergine degli Angeli ci fa sentire la dolcezza materna di Maria. È lei che ci apre la porta della misericordia, consegnandoci Gesù, che è il volto stesso della misericordia. Nel Vangelo che è stato proclamato, ella ci introduce alla misericordia di Dio. Subito dopo le parole ascoltate viene il suo Magnificat, canto di lode che aleggia sulla storia degli uomini, mettendo a fuoco le frane dell'umanità inciampata nel suo peccato e diventata per questo un'umanità ferita, un'umanità in cui si confrontano potenti e umili, ricchi e affamati, in una guerra senza fine, una umanità dove scarseggia la giustizia e purtroppo ancora scorre tanto sangue. Il sogno di Dio, che ha pensato all'umanità come a un giardino di fratellanza e di pace, si è infranto sullo scoglio del nostro no al suo amore. Dal primo no detto dai progenitori, la violenza la fa da padrone. Da allora i beni della terra sono ostaggio di pochi e preclusi ai molti. Da allora la vita non fiorisce più nella gioia e nell'accoglienza, ma è spesso rifiutata e umiliata. I problemi che le nostre cronache ci rovesciano ogni giorno davanti agli occhi sempre più abituati e indifferenti vengono da lontano, vengono da quel no continuamente ribadito che ha creato distanza tra noi e Dio e conseguentemente anche tra ciascuno di noi e i fratelli che ci stanno intorno. Questo mondo ha bisogno di misericordia.
è l'unica via per risalire la china. Misericordia è la parola appropriata per ritrovare la bussola e la direzione di marcia. E non è soltanto la via del regno di Dio, è anche la via della città dell'uomo. Non è soltanto cosa da confessionali, ma qualcosa che interessa anche i parlamenti e le nostre città. È una virtù che si potrebbe dire persino politica, perché serve a ricostruire non solo i cuori nella pace, ma la fraternità e il bene comune. Ma non saremmo capaci di esercitare la misericordia tra di noi se non sentissimo in fondo al cuore che Dio è già arrivato a noi con la sua misericordia. Tutto l'annuncio cristiano, quello che le feste ormai vicine faranno risuonare, è annuncio di misericordia. Misericordia è un altro nome di Dio, quello che ci porta nel fondo del suo mistero. Egli, nella sua vita intima a noi rivelata da Gesù, è un Dio che si dona. Non è un Dio solitario, ma un Dio trinitario, nella cui vita tutto è scambiato e donato nell'infinito dialogo delle tre persone divine. Qui, nella Trinità, siamo alla radice della misericordia, che è il dono totale di sé. Il trionfo di questo dono si ha quando Dio si offre alla sua creatura, creatura diventata nemica, ingrata, quasi concorrente del suo creatore. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo. Dio dimostra il suo amore verso noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Si capisce la misericordia guardando al bimbo di Betlemme, venuto fra noi a far propri i vagiti di ogni bimbo del mondo. Si capisce la misericordia soprattutto contemplando il crocifisso. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La misericordia è perdono abbondante, sovrabbondante, che scende come balsamo sulle nostre ferite e diventa segreto di una ripresa della nostra vita nella bontà e nella santità. Chi di noi non si sente fragile e peccatore? L'anno della misericordia, voluto da Papa Francesco, viene a dirci: coraggio, non disperare, Dio ti vuole bene e ti aspetta. Questa porziuncola da 8 secoli è il segno di questa misericordia senza confini. Francesco, che aveva fatto di questa chiesetta il luogo privilegiato della sua contemplazione e della sua fraternità, volle che da qui sgorgasse per tutti una sorgente di misericordia, perché sulle macerie del peccato si potesse ricostruire un giardino fiorito, un lembo di paradiso anticipato, come è possibile comprendere dalle parole con cui annunciò il perdono: voglio mandarvi tutti in paradiso. Qui da 8 secoli sono portate le lacrime dell'umanità sofferente, sbandata, disperata, e qui, con il perdono mediato dalla Chiesa Madre e dalla tenerezza materna di Maria, si torna a gioire, si torna a sperare. L'anno della misericordia coincide provvidenzialmente con gli 800 anni di questo luogo di grazia. Non so se il primo Papa che porta il nome di Francesco abbia pensato anche a questa coincidenza
mentre decideva quest'anno speciale. Ma certo, l'ottavo centenario arriva provvidenziale. Se San Francesco fu l'uomo della misericordia, Papa Francesco è il Papa della misericordia. Per questo, accanto alla porta santa della cattedrale di San Rufino e a quella aperta stamane nella Basilica di San Francesco, non potevo non aprire anche una porta santa alla Porziuncola. È in fondo solo un accentuare e un approfondire quanto in questa Basilica, non solo nei primi giorni di agosto di ogni anno, ma tutti i giorni dell'anno si vive. Siano dunque accolti i tanti pellegrini che raggiungono Assisi dalla diocesi e da fuori in questa oasi di misericordia. Ricordiamo tuttavia un aspetto di questo dono che il Papa ha voluto mettere ben in evidenza, ricordandoci la beatitudine evangelica: beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, e dandoci come tema di quest'anno misericordiosi come il Padre. Il Vangelo ci mostra che la misericordia di Dio è un atto assolutamente gratuito. Il Signore non ci pone altra condizione che lasciarci amare da Lui. Ma nella logica stessa dell'amore vuole che la misericordia ricevuta sia testimoniata. Più la esercitiamo nei confronti dei fratelli, più diventiamo capaci di riceverla da Lui. E se non la esercitassimo, chiuderemmo il cuore anche alla misericordia divina. In questo modo la misericordia diventa non soltanto un principio di pacificazione del nostro cuore, ma anche una via di ricostruzione solidale dell'umanità. Questa beatitudine evangelica esprime il desiderio di Dio di stringere al cuore i suoi figli, non soltanto uno per uno, ma anche nel loro rapporto fraterno. È la misericordia che fa dell'umanità intera una sola famiglia. Per questo, chi varca la porta della misericordia in entrata per ritrovare l'amore di Dio, dovrà varcarla anche in uscita, per recarsi dovunque Dio gli dà appuntamento di amore verso i fratelli più bisognosi. Nessuno resti fuori da questa dinamica di amore di cui Francesco di Assisi è maestro. La misericordia è la dinamica che sta alla base della sua conversione, come egli stesso rivelò nel suo testamento. Confidò allora che facendo misericordia ai lebbrosi, gli ultimi del suo tempo, si sentì riempire di dolcezza nell'anima e nel corpo. Sia quest'anno del Giubileo alla Porziuncola, dove Francesco ha innalzato le sue ultime lodi prima di levarsi verso l'eternità, un anno di profonda dolcezza, un anno in cui tutti possiamo sperimentare alla scuola di Maria e sotto lo sguardo della Madre la gioia che solo Gesù sa donare. Amen. Vorrei di cuore ringraziare innanzitutto il Signore che ci dà di vivere certi momenti che ci fanno rallegrare il cuore e ci fanno vivere una gioia profonda. Ringrazio, direbbe Francesco, il mio Vescovo, ecco, per la sua presenza, per la sua benevolenza, ecco, per davvero la paternità che ha per noi. Ringrazio i confratelli, alcuni sono venuti dai vari conventi dell'Umbria, li ringrazio di cuore ciascuno, i confratelli delle altre famiglie francescane, in modo particolare
il custode del Sacro Convento, ecco, padre Mauro. Un grazie va ai confratelli anche della diocesi, il vicario generale Don Maurizio e con noi il nostro ministro provinciale padre Claudio, tutte le religiose presenti. Vorrei ringraziare davvero con la gratitudine di Francesco ciascuno di voi per questo momento, le autorità, ecco, ciascuno, ecco, in modo particolare abbiamo con noi il capo della polizia, il prefetto Panza, che ringrazio di cuore, ringrazio l'ingegnere Claudio Ricci, ecco, che è qui con noi, fino a poco fa c'era anche l'onorevole Bocci, penso che sia andato via per problemi di orario, il nostro sindaco Antonio Lunghi. Davvero lasciamoci raggiungere tutti dalla misericordia del Signore. Se ci raggiunge la misericordia, cambieranno i nostri rapporti, avremo occhi nuovi per guardarci, avremo cuore nuovo per amarci. Lasciamoci raggiungere dalla misericordia del Signore, che non è solo un cancellare i nostri peccati, il nostro male, ma Dio può fare ciò che nessuno di noi è capace di fare, trarre il bene dal male. Anche se ci fosse stato del male nei nostri rapporti, il Signore può tramutarlo in bene. E questa è la misericordia di Dio, la capacità di trasformare in bene anche il male e in grazia persino il peccato. Ringrazio ancora tutti e vi invito, ecco, per chi volesse, dopo possiamo ritrovarci nel chiostro, per c'è qualcosa di caldo, qualche dolcetto anche, ecco, così insieme ci scambiamo anche gli auguri e ci rallegrerà un po' con qualche canto natalizio un gruppo di frati con Fra Alessandro. Allora vi aspettiamo tutti nel chiostro del convento, si passa attraverso il corridoio della sacrestia. Ringrazio anche tutti i militari, davvero, anche perché in questi giorni, in questi tempi stiamo molto collaborando e questo è bello, che i nostri rapporti siano anche all'insegna dell'amicizia e della benevolenza reciproca. Non avrei voluto dimenticare nessuno, ecco, ma davvero non me ne facciate torto. Se qualcuno si sente messo da parte, si senta davvero presentato in modo particolare nella preghiera a Dio. Grazie di cuore a tutti.